Per un incontro qui alla nostra università. E, allora, stasera è la vigilia della chiusura, che sarà domani, delle notti di Fata Morgana, seconda edizione, e si aprirà con la presentazione del numero 13 della rivista Fata Morgana, che è il quadrimestrale di cinema e visioni. Quadrimestrale che conoscete naturalmente, di cinema e filosofia, diretto appunto da Roberto De Gaetano, che qui il numero è dedicato a Potenza. Si apre con una conversazione sulla potenza creativa del cinema e sul femminile come potenza creativa del cinema, insieme a un grande maestro come Marco Bellocchio. Sono accanto a me Fortunato Maria Cacciatore, docente all'Unical di filosofia, che ha partecipato al numero con un saggio che si chiama Potenza, impotenza dell'immaginazione nazionale. Marcello Valterbruno, che tutti voi conoscete, docente di cinema alla DAMS e al corso di laurea magistrale in linguaggi dello spettacolo, del cinema e del video, e Roberto De Gaetano, presidente del corso magistrale in linguaggi del cinema dei media, dello spettacolo dei media, nonché direttore appunto della rivista Fata Morgana. Io do la parola a Roberto per aprire la presentazione. Sulla rivista in questi anni abbiamo avuto diverse occasioni di presentarla, soltanto due parole brevissimamente di carattere generale prima di dare la parola a Fortunato Maria Cacciatore e poi a Marcello Valterbruno per presentare il numero su Potenza. Questa rivista è nata fondamentalmente da un sentimento che poi si è tradotto in un obiettivo, un sentimento prima confuso, così come l'obiettivo che pian piano si è andato chiarendo, cioè l'idea che se noi ci occupiamo di cinema, se il cinema ancora per tutti noi ha un ruolo, un interesse, una passione, è una voglia, un desiderio, questo accade perché in certo senso il cinema è sempre fuori di se stesso, e fuori del cinema, tra virgolette, c'è il mondo, c'è la vita, c'è la realtà. E ci siamo anche accorti in questi oramai 13 numeri che, andando sempre un po' fuori del cinema, in un certo qual modo avevamo la capacità di ritornare con più forza all'interno del cinema stesso. Questo movimento di fuoriuscita per stare meglio, diciamo, con più forza all'interno del cinema, credo che sia un movimento che ha accompagnato fin dal primo numero Fata Morgana, e questo numero naturalmente, come gli altri, ma insomma adesso poi spetta ai nostri ospiti presentarlo, è centrato intorno a una nozione come quella di potenza, naturalmente non fa che testimoniare questo discorso. La nozione di potenza non è una nozione propriamente cinematografica, ma concerne addirittura, come dire, una delle categorie dell'essere, se vogliamo ripartire dai fondamenti filosofici della nozione. E su questa suggestione do senz'altro la parola a Fortunato Maria Cacciatore per aprire la presentazione del volume, e ringrazio naturalmente gli ospiti. Buonasera a tutte e a tutti. La prima sensazione che mi viene in questa esposizione così forte alla luce è un senso di potenza e impotenza al tempo stesso, perché non riesco a guardarvi, quindi un po' come parlare con degli interlocutori che non, dei quali non riesci ad avvertire mentre parli le reazioni. Io prendo un po', insomma, all'inverso quello che diceva Roberto, cioè una rivista come Fata Morgana di cinema e filosofia che in qualche modo permette la fuoriuscita dal cinema inteso in senso stretto verso tematiche più generali. Inverto la cosa dicendo che Fata Morgana consente a me invece di fuoriuscire dalla filosofia o da problematiche che possono essere espresse tecnicamente in termini filosofici. La prima lettura che posso dare dallo scorrere i saggi di questo ultimo numero di Fata Morgana
è che forse a voler porre la domanda classica della filosofia, se quella che è la domanda ontologica, che cos'è potenza, difficilmente si può dare una risposta. Molto probabilmente non è il modo migliore per affrontare il problema. Io partirei nella lettura, intanto direi che è difficile definire che cos'è potenza, perché nessun termine è definibile isolatamente, in qualche modo deve essere concatenato in una frase, deve essere concatenato in qualcosa di più complesso, deve essere montato in qualcosa di più complesso, e io ho tentato così di trovare una possibile concatenazione, un possibile concatenamento per leggere i saggi che, da prospettive differenti, anche se per molti versi convergenti, muovono dal problema della potenza, e in particolare del rapporto che si instaura tra potenza da un lato, potere dall'altro lato. E mi sembrava in qualche modo, appunto, fuoriuscendo dalla filosofia, pur restando nell'ambito di una riflessione che può essere considerata ancora filosofica, a partire dall'intervista a Bellocchio, a Marco Bellocchio. Mi interessava in particolare quel punto, proprio all'inizio dell'intervista, in cui sollecitato dalle domande di Bruno Roberti e di Daniele Dottorini, Bellocchio in qualche modo disegna un itinerario del suo percorso cinematografico, segnando in qualche modo un passaggio, uno spartiacque con il diavolo in corpo, in cui attraverso, e questo è un tema che ricorre nella rivista, attraverso la scoperta in qualche modo inquietante della figura femminile, viene in primo piano la potenza rispetto invece al film precedenti, dai primissimi, come per esempio i Pugni in tasca, in cui in qualche modo la potenza si esprimeva soltanto come opposizione al potere, o appunto con un termine classico come contropotere. E in qualche modo però Bellocchio evidenzia come il contropotere rischi sempre, proprio perché semplice opposizione al potere costituito, al potere consolidato, di mimare gli stessi gesti, gli stessi dispositivi, gli stessi meccanismi, le stesse procedure del potere, così finendo per soccombere. In qualche modo ripetendo appunto l'affermazione del potere costituito. Questa riflessione di Bellocchio sul suo cinema, sul suo stesso cinema, sulla sua stessa espressione artistica, mi riporta ad esempio allo stesso problema, così come affrontato, vado un po' alla rinfusa ovviamente, non seguo l'indice, al saggio di Alessia Cervini, in cui appunto si affronta questo problema sempre a partire dal cinema di Bellocchio. Il saggio di Alessia Cervini si intitola La potenza del femminile nel cinema di Bellocchio. In questo saggio infatti Alessia dà due chiavi di letture, per così dire, che possono insomma rendere possibile l'interpretazione del concetto di potenza, o quasi concetto di potenza, cioè la potenza come risposta e opposizione alle forme consolidate e istituzionalizzate del potere da un lato, un po' quello che dicevo prima sul contropotere, d'altro lato invece la potenza come possibile nel senso di virtuale, come Alessia dice anche come alternativa al potere costituito e consolidato. E c'è un interessante accostamento, poi, che peraltro esce fuori dallo stesso cinema di Bellocchio e dal film appunto cui facevo riferimento prima, appunto Il diavolo in corpo, della figura di Giulia con la figura tragica di Antigone, laddove appunto laddove Alessia tenta di mettere in evidenza come non si tratti tanto di un potere che, mimando appunto il potere costituito e consolidato maschile, oppone un contropotere al potere costituito, ma un altro tipo appunto di azione, un altro tipo di pratica, o la ricerca
come dice Alessia, di un'altra pratica possibile, dialogica, che possa appunto uscire al di fuori della trappola dell'opposizione appunto contro il potere costituito. La lettura magari non immediatamente politica del problema salta fuori in altri saggi, quando per esempio si parla del problema del comune, laddove appunto il comune viene detto come non al di fuori della, si dice esplicitamente in uno dei saggi, adesso non ricordo particolarmente quale, sì, quello di Paolo Vernaglione, esatto, in cui appunto si parla del comune come possibile fuoriuscita o via d'uscita alla tagliola, mi pare dica così proprio letteralmente, dell'opposizione costituita dall'opposizione fra Stato pubblico e proprietà privata, e quindi dall'opposizione classica fra pubblico e privato. Questo, perché dico questo? Perché si può correre il rischio, facendo, ed è un po' un problema che percorre questi saggi di questo numero di Fata Morgana, c'è il rischio nel contrapporre semplicemente la potenza al potere, non soltanto di mimare semplicemente i dispositivi del potere e quindi di non uscirne in qualche modo fuori, ma anche di lasciare la potenza in qualcosa di indifferenziato, di nebuloso. C'è invece la esigenza in qualche modo, in più di un saggio di Fata Morgana, di trovare in qualche modo quali possano essere le forme istituzionali della potenza, le forme istituzionali del comune, o le forme organizzative possibili del comune che non siano le forme organizzative istituzionali del potere costituito dello Stato da un lato, del privato, della proprietà privata dall'altro. Perché dico questo? Io ovviamente non saprei dare una risposta in questo momento, né avrei il tempo per articolarla, e non faccio altro che proporre quelle che sono, e torno in qualche modo all'inizio appunto di questo numero di Fata Morgana, al saggio cioè di Roberto De Gaetano, intitolato L'immagine immanente, in cui poco dopo la metà del suo scritto Roberto si chiede se sia possibile pensare qualcosa come un piano indeterminato, se è possibile pensare la potenza come indeterminazione, e quindi qualcosa che non sia costituito da individualità precostituite, predeterminate, che non si riduca soltanto ad una distribuzione di posti e di funzioni, ad esempio la distribuzione dei posti e delle funzioni tra maschio e femmina all'interno della società, il maschio attivo, la femmina passiva. E Roberto appunto si chiede se sia possibile pensare questo piano di indeterminazione o pensare la potenza non lasciandola però nell'indifferenziato, cioè se sia possibile pensare un piano indeterminato composto di singolarità preindividuali ma non indifferenziate. La risposta Roberto la dà poco più avanti, quando ritrova una delle possibilità appunto di pensare e praticare appunto questo piano indeterminato della potenza senza lasciarlo nell'indifferenziato, quando fa riferimento appunto a quelle che possono essere le potenzialità del cinema, quando scrive, cito, potenza effettiva, trovate questa proposizione, questa frase in corsivo, dice Roberto, potenza effettiva non distinta dall'atto, virtualità reale, emergenza di singolarità non individuate ma neanche indifferenziate, il cinema oltre i film è questa potenza, arte spinoziana per eccellenza. E dà in qualche modo attraverso questa possibile risposta anche un compito al cinema, che è un compito, non so se definirlo così immediatamente, un compito politico e sicuramente un compito critico. Appunto il compito del cinema, dice Roberto, è andare oltre l'ordine rappresentativo, cioè la forma media di restituzione in immagine del mondo, e accedere a ciò che non può essere rappresentato, che non esiste che per la captazione che viene operata dall'occhio della macchina da presa o dal montaggio. Io sono molto interessato, ovviamente non parlo del mio saggio, sono molto interessato
insomma, questi due, poi passo subito la parola a Marcello, sono molto interessato a questi due problemi che mi pongono e penso che pongano i saggi di questo, di questo numero di Fata Morgana, cioè da un lato la necessità di pensare qualcosa che, come dicevo prima, vada al di là della semplice opposizione fra poteri differenti ma costituiti allo stesso modo e secondo le stesse logiche, e dall'altro lato non commettere l'errore che secondo me significa correre appunto lo stesso rischio della trappola di cui parlavo prima, cioè di non commettere l'errore, così come si fa ad esempio a proposito del corpo spesso, di capovolgere semplicemente o rovesciare i termini dell'opposizione, cioè fare l'apologia della potenza contro il potere piuttosto che l'apologia del corpo contro lo spirito, l'anima o l'intelletto, la ragione, piuttosto che fare l'apologia del femminile contro il maschile. Il saggio di Alessia Cervini mi pareva interessante, importante proprio per questo, perché all'inizio mi lasciava insomma interdetto, perché nel momento in cui appunto si dice la potenza può essere considerata il femminile del potere, quindi in qualche modo contrapposto al potere, appunto mi sembrava che al femminile ancora una volta appunto si desse in qualche modo, si assegnasse un ruolo, se fosse anche il ruolo critico nei confronti del potere, ma comunque un posto assegnato all'interno di una logica che è compresa all'interno del potere. Più avanti, leggendo il testo di Alessia, ci si accorge che non è tanto questo, e cioè è l'esigenza invece, il tentativo, l'esigenza critica, la necessità di pensare la potenza appunto non semplicemente come, o il femminile se volete, non semplicemente come l'opposto del maschile. Io mi fermerei qui per il momento, poi magari se c'è il modo di ritornare, ritornerei. Grazie. Allora Marcello Valtellur. Allora, serata storica anche se per pochi intimi, perché è partita da due outing che io vado a sottolineare, quello del direttore della rivista Roberto De Gaetano, che ha sostanzialmente detto dopo 13 numeri che Fata Morgana non è una rivista di cinema, e quello di Fortunato Cacciatore, che non so se è il primo contributo tuo per la rivista, che è partito dicendo che Fata Morgana è una rivista per filosofi che vogliono un po' fuoriuscire, diciamo, dai temi classici della filosofia e incominciare a sondare nuove strade. Ora, queste nuove strade, le nuove strade sono segnate ovviamente per noi dai temi di questi 13 numeri, l'ultimo è potenza, però diciamo il percorso, le modalità di queste strade ci vengono indicate da una serie di autori, ciascuno ha i suoi, ma diciamo ai nostri studenti, io parto intanto, non so neppure se ci sono i nostri studenti perché siamo appunto in questo clima teatrale in cui noi non vi vediamo, se ci siete, forse non ci siete, ma insomma parliamo uguale. Ai nostri studenti ricorderei questa strana cosa. Noi continuiamo, fra le altre cose, a leggere per esempio i saggi di Benjamin sulla fotografia, roba degli anni 30, ma sono ancora attualissimi, ancora ci impegnano nella lettura e nella comprensione dell'eredità di quel ragionamento nei nostri giorni. E la cosa curiosa è che questi saggi, fra virgolette, vecchi, affrontano per esempio il tema degli effetti della fotografia praticamente più di 100 anni dopo della nascita della fotografia. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che queste cose che noi tutti diamo per scontati e che necessariamente i nostri studenti, i ventenni, ma anche i trentenni, i nostri dottorandi eccetera, sono costretti a dare per scontato, quindi l'esistenza della televisione, dei new media, della fotografia, del digitale, del cinema e quant'altro,
tutto ciò in realtà fa problema. Faceva problema per Benjamin, che ha messo a punto, diciamo, appunto alcune considerazioni sugli effetti della fotografia e del cinema 100 anni dopo l'invenzione della fotografia, e secondo me fa ancora problema per noi, in particolare secondo me fa problema per noi italiani che ancora viviamo nell'epoca in cui la neotelevisione è diventato potere politico, è diventato regime mediatico politico. Ancora ci siamo dentro, ancora non siamo sufficientemente staccati per capire che cosa è successo, e chissà quanto tempo ancora ci vorrà per capire. Allora, questo ordine di problemi, che come diceva, come accennava anche Fortunato, è evidentemente anche di ordine politico, al di là del numero specifico su Potenza, è anche di ordine sociologico. Non è un caso che il pezzo di Fortunato Cacciatore parta da Camilleri, ma per arrivare all'Anderson di Comunità Immaginate, però poi tutti gli altri interventi sono più strettamente dentro un alveo filosofico amplissimo, quindi da Aristotele a Renzierre, da Nietzsche a Deleuze, insomma, ognuno ha messo la sua. Anch'io però riparto dal saggio iniziale di Roberto De Caetano, perché è quello in cui in maniera più esplicita mi pare che diciamo si riproponga questa questione di un cambio di direzione nel settore degli studi sul cinema o sui film, perché qui c'è in effetti già una prima scelta nell'opposizione cinema-film, non ci entro, però nell'opposizione cinema-film diciamo che De Gaetano in questo momento preferisce ragionare sulla questione generale del cinema, e già questa è una scelta, diciamo, molto precisa. Ma il punto specifico è veloce nel saggio, però appunto è veloce ma è fondamentale, è quello, è l'affermazione per cui bisogna staccarsi dalla tradizione di studi storici sul cinema in cui la contrapposizione fondante è quella dell'opposizione fra Lumière e Méliès, fra un'anima, diciamo, finzionale ed una documentaria, e bisognerebbe invece ripartire dall'opposizione tra Eisenstein ed Epstein. Allora, questo cambio è interessante perché significa tante cose. Io lo riduco però intanto a questo, che significa il passaggio da un'opposizione tra filmmaker ad una posizione tra teorici del cinema. Quindi qui è una scelta di campo su questa cosa di lavorare non su film ma su autori, non tanto su autori di film ma su autori di film che sono anche, non dico soprattutto, ma sono anche teorici del cinema. E allora appunto Roberto De Caetano qui parte da questa parte da Eisenstein, parte da questa opposizione tra forma e forza, declinata in tutta una serie di opposizioni ulteriori tra qualità e intensità, identità e divenire, composizione e captazione, limite e piegatura, materia e materiale, addirittura io ed es, ordine e caos, in una parola tra trascendenza e immanenza. Quindi siamo strettamente, pienamente in ambito filosofico, quindi la cattiva novella per i nostri studenti è: non potrete più fuoriuscire da questo obbligo di affrontare le questioni filosofiche che pone l'esistenza stessa del cinema, con tutto ciò che ne consegue, evidentemente. Che cosa ne consegue? Ne conseguono varie cose, ma io mi limito a leggere un pezzo appunto del saggio di Roberto De Caetano. La forma è un dispositivo che, attraverso l'affermazione di un principio di unificazione, riesce a operare una sutura nell'ordine simbolico e dunque anche nella coesione del corpo sociale
attraverso processi di negoziazione continua su cui si fonda e che fonda. La storia delle forme cinematografiche è anche la storia delle forme di regolamentazione del rapporto tra film e spettatori, mediato da tutti i processi di configurazione estetica. I generi, da questo punto di vista, non sono che l'esemplificazione massima di codificazione narrativa e visiva, tesa a costruire dei mondi il cui carattere finzionale deve determinarsi come mediatore con il mondo reale. La codificazione delle forme di vita, ordinaria e straordinaria, messa in opera dai generi, diventa un dispositivo di ricodificazione della vita stessa. Ciò che è in gioco nei generi è sempre una pratica discorsiva capace di saldare cose da dire, tipologia sociale, modalità d'azione dei personaggi, e modo in cui vengono dette. Questa saldatura, definita da una esplicita regolarità e quindi dal circuito fra attese e loro soddisfacimento, diviene la forma propria di attuazione di un potere. Potere di regolamentazione e di controllo della vita della popolazione, sintetizzabile in quella che Foucault ha chiamato la questione della governamentalità. Da questo punto di vista, sia nella forma dell'organicità empirica sia in quella dell'organicità dialettica, le forme della rappresentazione e la loro storia diventano forme di esercizio di un potere. Il potere delle forme è indissociabile dalle forme del potere. La forma come dispositivo estetico si iscrive ed è funzionale alle forme dei dispositivi sociali. Allora, ho letto un brano un po' lungo, ma era necessario perché, diciamo, qui mi pare che si riassumano le questioni a cui faceva cenno anche Fortunato Cacciatore. Cioè, qui è il cuore politico della questione della potenza, ma più in generale della questione di tutte le forme cinematografiche. E io direi che forse a questo punto l'aggettivo cinematografico andrebbe anche cambiato, perché qui in una rivista di cinema e visioni evidentemente il cinematografico sta con tutto il resto, quello che altrove si chiama audiovisivo, quello che si chiama immagine, quello che si chiama media o new media o digitale, cioè sta dentro la grande questione della società contemporanea, in cui non è più possibile distinguere diciamo il mondo reale dal mondo mediato dal sistema complessivo dei media di cui il cinema è parte integrante e in qualche modo dispositivo fondante, ma non ormai non unico. Il cinema è l'occhio del Novecento, ma è un occhio del Novecento, poi ci sono gli altri occhi, e non è detto nemmeno che siano solo due, cioè oltre alla televisione bisogna aggiungere tutto il resto, bisogna talmente aggiungere tutto il resto, secondo me, che forse non è il caso che il berlusconismo, cioè la neotelevisione che assurge a potere politico, incomincia a tracollare quando l'eroe eponimo gli sfugge il fatto di aver, gli sfugge detto di aver visto una cosa su videocassetta, nell'epoca in cui le videocassette non esistono più, mentre per la prima volta si raggiunge il quorum in un referendum in un periodo in cui i giovani si sentono e si frequentano sui social network, cioè c'è un cambio di sfera pubblica mediatica, mettiamolo così. Quindi la questione a me appare di grande attualità e appare di grande importanza teorica. All'interno di questo è evidente che anche l'intervista, il fatto che la rivista si apra con un'intervista a Bellocchio, significa che stiamo cercando un incontro con autori che, in quanto autori, sono da considerare di fatto degli intellettuali con altre, sotto altre forme, lo hai accennato ovviamente anche tu, e in questo caso particolare, giustamente su Potenza, di un autore fortemente politico in tutto il percorso. Forse personalmente, ma questo non essendoci né Dottorini né altri che hanno scritto sul, in particolare sul film Vincere, ma poi voglio parlarne eventualmente con Daniele Dottorini, mi ha meravigliato il fatto che sia nell'intervista che parte da Vincere, sia nei vari interventi che sono su,
su questo film nessuno ha, si è chiesto o ha chiesto come mai si fa un film su Mussolini in piena epoca berlusconiana, cioè non è sconnesso il fatto che si decide di fare un film che si apre con appunto un uomo nudo che si affaccia alla finestra, c'è la folla, cioè ci sono una serie di meccanismi narrativi, no, e di immagine che a me personalmente lascerebbero supporre che questo film vada contestualizzato non rispetto al cinema del fascismo ma rispetto all'epoca contemporanea. Ma qui appunto il dibattito riguarderebbe i vari pezzi della rivista e quindi non posso che rispondere alla mia amica che ha detto che la rivista è costosa, quindi ho contato il numero dei pezzi, sono 22, non so quanto fa 22 diviso 15, ma viene molto meno che un euro a pezzo, quindi direi che insomma è una rivista che costa straordinariamente poco rispetto al tasso di idee che lascia, che produce, insomma, in chi legge. Un po' di marketing va fatto. Sì, sì, un po' di marketing, perché in occasione del festival lì in fondo c'è un banchetto dove ci sono tutti i nomi della rivista, anche in promozione, così li ha resi disponibili l'editore. Possiamo vendere i singoli saggi a un euro. Questo diciamo, sarebbe un passaggio ulteriore, dovremmo farne un ebook e quant'altro. Però voglio riprendere invece alcuni spunti degli interventi di Fortunato e Marcello per dire che mi sembra che emergano dalla rivista e anche dal modo in cui voi avete colto, diciamo, alcuni luoghi teorici importanti, tre prospettive fondamentali dalle quali noi possiamo leggere questo tema della potenza. Una, quella che lo contrappone al potere, e se il potere fa parte, diciamo, delle forme, delle istituzioni simboliche, quindi più ascrivibile, diciamo, al maschile, la potenza, diciamo, è in qualche modo ascrivibile, tra virgolette, al femminile, apparterebbe all'ordine della natura. Questa è una grossa dicotomia, in qualche modo, che ha attraversato anche il pensiero filosofico e non occidentale, per cui il potere si eserciterebbe sempre nel tentativo di alienarsi dalla potenza, no? Perché in qualche modo la potenza conterrebbe in sé un potere di non, su cui adesso voglio dire qualcosa, mentre il potere avrebbe una sua costante positività. E allora, potere e potenza, maschile e femminile, ordine della cultura e ordine della natura, diciamo positività e interna invece dimensione anche di negatività. Un film, tu citavi Vincere, e obiettivamente lì c'è una sorta di immagine del potere incarnato da Mussolini e dal modo in cui questo potere è costruito, a cui si contrappone una sorta di potenza ostinata femminile che non è caso è legata al riconoscimento della potenza di generazione, cioè al fatto che in qualche modo c'è un figlio, ed è la stessa potenza di Changeling di Clint Eastwood, no? È anche lì che questa ostinazione femminile rivendica il diritto in qualche modo assoluto del suo ruolo di madre, cioè della sua potenza di generare. Questa è una contrapposizione su cui, per esempio, diciamo, possiamo tornare, ma è sicuramente un elemento presente nella rivista. Secondo punto che ha generosamente preso in considerazione Fortunato, estraendo dal mio saggio, è questa idea della potenza del cinema come capacità di restituirci delle singolarità, diciamo, non identificate, individuate ma non identificate. Nell'ultimo saggio che ha scritto, due paginette prima di morire, che si chiama Immanenza, una vita, per cercare di spiegare che cosa potessero essere queste singolarità individuate ma non identificate, dice per esempio che un neonato si può distinguere da un altro neonato per un sorriso, un pianto, un gesto, anche se in qualche modo ancora non ha acquisito una sua identificazione, che è il momento in cui un neonato in un certo senso va ascritto e iscritto all'anagrafe.
c'è qualcosa che distingue un neonato dall'altro, che può essere appunto un sorriso, un pianto, un gesto, che è individuato ma non ancora identificato, nel senso non può essere, non gli abbiamo attribuito un'identità. E che cosa il cinema può corrispondere a questo principio di individuazione non identificato? Per esempio il primo piano. Se noi ci avviciniamo molto a un volto umano, e il primo piano ce lo può consentire, ma solo il cinema può fare questo, perché se noi ci avviciniamo troppo a un volto umano, diciamo in presenza, perdiamo il fuoco, non vediamo, non riusciamo più a metterlo a fuoco. Il cinema invece ci permette di far parlare una ruga, una lacrima, un sorriso, una piccola smorfia, cioè noi possiamo avere una potenza espressiva individuata ma non identificata, perché un primissimo piano ci dice che quella smorfia, quel sorriso ci dicono qualcosa, ma possiamo anche non identificare il volto a cui appartengono. E questa per esempio è una capacità che ha il cinema di sviluppare una potenza espressiva che non è potere rappresentativo attraverso il primo piano. Già nella nostra esperienza ordinaria è difficile che vediamo un volto senza un collo, senza un corpo, un occhio senza un volto. Al cinema il primo piano può far parlare un volto senza che noi identifichiamo a chi appartiene quel volto. Quindi quest'altra è un'altra nozione di potenza. La terza nozione, che è questa, è più deleuziana, diciamo così, mentre la questione del potere della positività è più foucaultiana, chiamiamolo così, questa nozione è più deleuziana. C'è una terza nozione che abbiamo utilizzato nella quarta di copertina della rivista, che appartiene, che diciamo la resa più attuale di recente, insomma in saggi più o meno recenti, a Gamben, dicendo che la potenza è potenza di fare come di non fare, cioè che il contingente in qualche modo è qualcosa che può essere come non essere. Se noi eliminiamo dalla potenza questa potenza di non, noi in qualche modo diciamo la depotenziamo in maniera costitutiva, cioè potenza non è soltanto potenza di fare una cosa, ma è anche potenza di non farla. E che cos'è che permette? E lui, riprendendo dalla tradizione della filosofia medievale, dice che la potenza è potenza di fare una cosa come di non farla. E questa capacità di esprimere questa potenza assoluta è una capacità, diciamo, fuori dall'ordinario. Ma che cos'è che ci permette di passare dalla potenza assoluta, dice Agamben, alla potenza ordinata? È la volontà. È la volontà che fa sì che una cosa che potevo fare come non fare, a un certo punto la faccio. Allora, dice Agamben, qual è una forma espressiva che ci permette di restituire non la potenza ordinata, cioè la potenza orientata dalla volontà, ma questa potenza assoluta, sospesa, questa sospensione, questo vuoto, questo veramente arresto? Naturalmente al cinema possono essere tante le figure retoriche che ci danno l'arresto, qualcosa che può accadere come non accadere. E certo che nel momento in cui accade c'è una volontà che interviene, allora si rientra nell'azione. Lui fa un esempio, e questo è il saggio che dedica al Bartleby di Melville, la formula di del Bartleby, I would prefer not to, è una formula che ci restituisce la potenza assoluta, perché da un lato c'è il prefer, preferisco, quindi una sorta di orientamento della volontà che poi viene subito arrestato dal not. Allora questo mi sembra un'altra nozione interessante della potenza. Esiste una potenza assoluta e esiste una potenza ordinata. La potenza, allora bisogna chiederci da un punto di vista politico se ancora abbiamo la capacità di restituire potenze assolute o se tutto non è iscritto nell'ordine della necessità. Žižek rilegge tutto al contemporaneo sotto questo impulso, questo dovere del godimento, che in qualche modo sottrae la possibilità di non fare le cose. Noi siamo schiavi adesso della necessità di fare le cose, della necessità di godere, perché il momento sospensivo per cui potevamo in qualche modo avere il sentimento che una cosa si poteva fare come non fare, viene sospeso o si traduce nella necessità di fare, la necessità di godere. E naturalmente
Epuria che restituiamo tutti gli esempi del contemporaneo da un punto di vista politico. Allora la cosa interessante in questa prospettiva, qual è al cinema o in letteratura, e l'arte ce la può restituire, la possibilità di figurare questo arresto, questa sospensione, questa potenza assoluta prima che la potenza diventi ordinata, prima che sia orientata da un atto di volontà, e magari fin quando resta un atto di volontà, perché nel contemporaneo questo atto di volontà sembra essere completamente eliso, non c'è neanche quello, c'è semplicemente la necessità abbrutente di andare avanti e di godere, per riprendere Žižek, comunque. Sì, io volevo dire una cosa molto breve a proposito dei discorsi su questo numero e a proposito sia di Bellocchio sia del concetto di potenza. La scelta di andare a incontrare Bellocchio mettere in campo questo concetto di potenza, e noi lo diciamo all'inizio, come una sorta di controspinta identificata con il femminile rispetto al suo modo di vedere il femminile, soprattutto nell'ultima parte, cioè la parte più recente, la diavolo in corpo in poi, rispondeva però anche a un'altra, cioè nascondeva anche un'altra spinta, e che è appunto un'idea di potenza delle immagini, cioè di potenza del cinema, ma ancora di più di potenza della di fuga tangenziale che ha l'immagine, per usare anche un'idea beniaminiana, cioè un'immagine in fuga, cioè un'immagine che fugge da qualsiasi tipo di interdizione di potere, che ha una funzione di apertura. Cioè, se da un lato c'è un'idea di potere statuale inteso come interdizione, dall'altro lato non c'è tanto un contro una potenza come contropotere, come contromovimento, come controspinta, in questo caso riferita a quello che diceva Roberto, cioè a un polo per cui la forza sfugge alla forma e in qualche modo si fluidifica nella potenza del femminile, quanto un'idea di immagine come apertura. In tutti i film di Marco Bellocchio da 5-6 anni a questa parte, in ogni film, almeno Buongiorno Notte in poi, il cinema, il dispositivo delle immagini, il cinema come dispositivo e allo stesso tempo come apertura delle immagini, opera un'apertura nella forma stessa del film. Pensiamo a come entra Vjertov e Eisenstein in una situazione che è una stanza dove ci sono dei terroristi che hanno rapito Moro in Buongiorno Notte, pensiamo alla gradiva di Jensen e al lavoro del personaggio di Castellitto in L'ora del Vigione, che è un lavoro per l'appunto di fuga dell'immagine, il passo e la fuga dalla gradiva ha addirittura una funzione cataclismatica, catastrofica nel film. Castellitto, ricordiamoci, è uno che lavora per l'appunto con i new media, cioè uno che fa disegni animati, e questa fuga dalla gradiva addirittura fa crollare l'altare della patria nel film. Che cosa succede in un film come Il regista dei matrimoni? Esattamente questa sorta di congiunzione disgiuntiva tra una donna che fugge, il personaggio di Bona, e un regista che rifiuta di filmare e va alla ricerca di questa donna e si trova costretto a filmare continuamente con una telecamera digitale,
e tutto il film è percorso da questa idea delle telecamere di geniale, delle telecamere di sorveglianza, che per l'appunto pone questo problema di potere di interdizione che possono avere le immagini come dispositivo, eppure lui poi immette la potenza di apertura, no? Delle immagini in quanto appunto fuga, in quanto sospensione e fuga, no? Il passo della creativa è un passo sospeso, sospensione tra appunto il poter il fare, poter fare e il poter non fare. In vincere è questo il discorso che lui continua a invincere, non è, cioè dietro Mussolini si nasconde, basti pensare alla scena del Cristo di Antamoro proiettato sul corpo di Mussolini fasciato nella camerata dei soldati, basti pensare alla quantità di volte in cui Ida D'Alzer va al cinema, basti pensare all'uso che Daniele Cipri e Marco Bellocchio fanno del materiale di repertorio, basti pensare al fatto che la meditazione di vincere è esattamente questo, cioè l'idea di una potenza scatenante di apertura delle immagini che si, non a caso, si identifica con la potenza generativa che dice no di Ida D'Alzer. Quindi in questo senso il cinema, molto di più che il contesto mediale in quanto tale, molto di più che un suo vecchio amore della ribellione contro la nome del padre, no, che lui tra l'altro in qualche modo rifiuta. Tutte le volte che ho incontrato Marco Bellocchio, lui per esempio adesso vuole rifare il nome del padre, cioè rimontare il nome del padre, cioè tutto il periodo in cui lui ha lavorato su questa idea di potere come di ribellione al potere come interdizione viene contraddetta nell'ultima fase. E quindi questo era un po' il senso anche del nostro incontro. E nello stesso tempo la terza declinazione di potenza di cui parlava Roberto è forse quella che ci stimola di più, cioè l'idea di che è riassunta nella frase di Giorgio Gamera, l'uomo è il vivente che esistendo sul modo della potenza può tanto una cosa che il suo contrario, sia fare che non fare, cioè il not to di Bartleby è esattamente la formula figurale che per noi anche nel costruire questo volume è una formula filmica, direi, cioè più che cinematografica, una forma di potenza filmica. E a proposito di potenza filmica e di potenza delle immagini, adesso apriamo la notte con un classico, un grande capolavoro di Murnau e Flaherty, che è Tabù, che ha un titolo di interdizione, eppure è un film di grande apertura. E poi proseguiremo, abbiamo visto all'inizio Studio Azzurro, ma proseguiremo con una pillola che ci porterà Giulio Ancora e Alessandro Russo, che sta realizzando, Alessandro Russo, con l'aiuto di Giulio Ancora, uno special, un film sul lavoro di Franco Battiato dedicato a Telesio, che è stato rappresentato non molto tempo fa qui al Teatro Rendano, e poi uno spazio che ci fa molto piacere dare a un giovane regista di origine americana insieme italiana calabrese, Samuel McFadden, il quale ci ha portato due suoi cortometraggi girati l'anno scorso in Irlanda. È un giovane autore che ha al suo attivo già un film lungometraggio che si chiama Al termine della notte. Questi due film sono molto, mi fa molto piacere presentarli, perché sono molto in tema rispetto a questa idea proprio del nomadismo, del viaggio, anche della potenza della mitica in qualche modo del viaggio. Uno dei due tra l'altro racconta
la storia di Tristano e Isotta in una maniera particolare, e sono delle, anche delle grandi, un altro è anche una grande storia d'amore e di diversità, insomma di differenza in questo caso, perché è appunto una storia che riguarda anche l'emigrazione. E poi chiuderemo con un omaggio a Corso Salani, che è un grande regista italiano che ci ha lasciato troppo presto, che è morto troppo giovane l'anno scorso, e che forse tra i registi italiani è quello che più si è messo in viaggio. Quasi tutti i suoi film, e sono molti, sono stati girati in giro per l'Europa e in giro per il mondo, e lo omaggeremo proiettando Occidente, un film viaggiato nel 2000, che è ancora molto attuale proprio rispetto anche alla condizione umana dell'Occidente in questo momento. Abbiamo illustrato la serata e quindi vi auguro buona visione. Grazie a Fortunato Maria Cacciatore, a Marcello Valtebruno e a Roberto De Gaetano.